vediamo che cosa. 18 app. Allora, negli ultimi giorni molta polemica su questo emendamento che è stato presentato dai partiti della maggioranza, sul tema del famoso bonus ai diciottenni, diciamo per la cultura. Si dice noi vogliamo abolirlo, eccetera. In realtà non vogliamo abolirlo. Noi crediamo che sia invece molto importante avvicinare i giovani alla cultura, tant'è che parallelamente a quello che già c'è, il ministro Sangiuliano, il ministro della cultura, sta lavorando ad una carta cultura, facendo, diciamo, un lavoro con tutti gli operatori del settore per favorire, i contenuti culturali per i giovani, per dar loro ulteriori possibilità. Però sicuramente 18 app è una misura che secondo me va rivista. Per alcuni motivi banali, il primo dei quali è che questi 500 euro al compimento dei 18 anni vengono riconosciuti a tutti indipendentemente dal reddito. E io penso, sinceramente, che non ci sia ragione per la quale i figli di un milionario, dei parlamentari, mia figlia, se domani compisse 18 anni, ne ha molti di meno, io penso che potrei, diciamo, rinunciare ai 500 euro per comprarle dei libri o dei contenuti culturali, e credo che la stessa misura concentrata su chi è invece in difficoltà, chi ha i redditi più bassi, possa essere molto più impattante. Per cui sì, credo che vada introdotto un limite nel reddito di chi accede a questa misura. Credo che vadano meglio definiti quali sono i contenuti, e le cose che si possono acquistare con queste risorse, e credo anche che occorra lavorare un po' sulle truffe, perché abbiamo visto su questa misura anche diverse truffe. Quindi confermo che intendiamo modificare questa norma senza però togliere queste risorse alla loro destinazione originale, che è i giovani e la cultura.